Oggi parliamo di medium. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come voi sapete, se mi seguite nel corso di pittura o comunque se mi seguite qui su Arte per te, io sono fissata con i medium alchilici, nel senso che per diluire il colore ad olio utilizzo solo ed esclusivamente questi, perché mi trovo molto bene, perché mi lascio un colore con una viscosità abbastanza ricca, perché il pennello mi scorre perfettamente e quindi sono sempre alla ricerca di nuovi materiali che soddisfino la mia voglia di dipingere in libertà. E dico in libertà perché questi medium alchilici tendono anche a far sì che la pittura d'olio asciughi più velocemente che qualsiasi altro medium, tipo olio di lino per esempio. Recentemente la Mary mi ha mandato questo l'Oilin, che è un medium per pittura ad olio, un medium alchilico notevolmente differente per alcune caratteristiche da quelli che abbiamo usato su Arte per te. Adesso ve lo farò vedere all'opera e dopo vi racconterò le caratteristiche di questo prodotto che ho avuto modo di provare per bene. Oggi vi faccio vedere come funziona l'Oilin della Mary. L'Oilin della Mary è un medium alchilico per colori ad olio. Ne abbiamo visti anche altri, questo però mi sento di consigliarvelo per una serie di caratteristiche che andremo a vedere insieme. Innanzitutto l'odore. Non ne ha, ha un odore molto blando, molto lieve rispetto agli altri medium che vi ho consigliato fino adesso. Quindi per tutte quelle persone che hanno delle intolleranze agli odori, che dipingono in luoghi chiusi, questo lo trovo più indicato, nel senso che ha un odore, ha il suo odore, ma lo sentite solamente se avvicinate il bicchierino con il contenuto al naso, se no è comunque è gradevole, non è pungente come quello degli altri che vi ho presentato e in più ha una consistenza leggermente più liquida. Questo leggermente più liquida ci dà la possibilità di modellarlo e di modularlo meglio con i colori. Lo userò sia con colori My Mary che con altri colori per farvi vedere la compatibilità del prodotto anche con le vostre valigette che già avete a casa. Perché essendo già in forma abbastanza liquida, io sto girando questo video subito dopo la lezione del corso di pittura proprio per farvi vedere, l'avete visto all'opera, ma per farvi vedere anche l'uso. Vedete? Gocciola. Potete appunto prenderne delle quantità minori, mischiarlo a colori e dare la giusta consistenza. La consistenza giusta, voi mi dite, come si fa a mischiarlo? Allora io come faccio? Intingo il pennello e poi lo metto accanto al colore, così, e faccio la mia pozzangherina di colore, vedete? Bene, la consistenza giusta deve essere questo liquido gelatinoso che crei un po' di spessore ma che non crei una propria una materia grumosa, e con questo giusto grado di viscosità del prodotto è facilmente raggiungibile. Questo cosa fa accadere? Fa accadere nella stesura, la stesura al primo colpo, ora lo faccio qui tanto a me non importa, poi questo lo andrò a sovrapporre, di un colore pieno, guardate. Un colore pieno e coprente, non come spesso mi dite, ma se aggiungo il medium il colore mi diventa trasparente, non va bene, vuol dire che aggiungete troppo medium o che il medium non è buono, è troppo invasivo, vedete? Il giusto tono, che sia brillante e che la bellezza di questi medium appunto è la facilità che danno alla stesura del colore è la facilità di asciugatura del colore stesso. La stesura del pennello è una stesura molto 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 veloce. Vedetevi la lezione del corso di pittura dove vi parla appunto della differenziazione dei toni di uno stesso colore, quindi l'ultima lezione di pittura lo vedrete all'opera per tutto il tempo. Bene, benissimo, avete visto l'Oilin in azione. Devo dire che è un medium veramente interessante. Io non lo conoscevo, mea culpa. E faccio un mea culpa molto grande perché una ditta italiana che produce un prodotto così buono e io
mi tiro le orecchie, non lo conoscevo. Bene, rimedio subito, perché da oggi penso che lo utilizzerò, utilizzerò solamente questo, per una serie di caratteristiche. Innanzitutto l'odore. L'Oilin ha un odore appena percepibile, cioè lo sentirete solamente se avvicinerete la boccetta aperta al naso. Se no, non sarà invadente, come di solito sono i medium alchilici, con quell'odore leggermente pungente che si sente, che caratterizza anche il nostro dipingere, però ci sono molte persone che dipingono in casa e a cui questo odore dà molto fastidio. L'Oilin ovvia senza averne, ce l'ha veramente veramente leggero rispetto agli altri. La sua consistenza è leggermente gelosa, ma anche liquida allo stesso tempo, e questo permette di mantenere la materia del colore comunque abbastanza pastosa, quindi modulabile, diciamo così, ma nello stesso tempo riesce a fluidificarlo abbastanza per far sì che la passata del pennello sia comunque veloce, sia comunque continuativa e sia anche piena. La pienezza del colore mi ha stupito, perché questo suo essere liquido, più liquido rispetto ad altri, lo fonde perfettamente con il colore ad olio e si compenetra quasi subito adesso, quindi non ha bisogno di una grande lavorazione. E il colore ad olio risulta, innanzitutto vi renderete subito conto di quanto ne occorre veramente pochissimo, basta intingere il pennello e tirare con col pennello sporco di Oilin un po' di colore dalla pastiglietta che vi sarete fatti, e quindi miscelarli insieme. Avete visto la consistenza che dovrà avere, e al passaggio, come avete visto, il colore è subito pieno, coprente, non diluisce il colore, lo aiuta, lo sostiene e lo fa asciugare velocemente, molto più velocemente di altri medium alchilici. E questa velocità però è una velocità che ho trovato molto particolare, perché è una velocità superficiale, nel senso che il film superficiale si asciuga e quindi permette la sovrapposizione dei colori. Ma se avessimo ripensamento e volessimo continuare a lavorare l'olio con dei tempi più lunghi, basta insistere leggermente e la pasta diventa di nuovo lavorabile, quindi questo ci consente una autonomia del lavoro che non dipende solamente dai materiali che usiamo, ma quindi aspettare tempi lunghissimi se non asciuga o essere veloci se asciuga troppo in fretta, ma una gestione autonoma di quelli che sono i nostri tempi di lavoro e anche i nostri ripensamenti lavorativi. Vi posso assicurare che dopo averlo provato, e lo avrete visto anche voi, l'Oilin della Memery mi è piaciuto veramente, veramente molto. E sono contentissima che la Memery me ne abbia mandate più di una boccetta, perché così posso regalarlo a più di voi, a più di una sola persona. E adesso scatta il giveaway Oilin della Memery. Infatti, lasciando un commento qua sotto al video, io metterò in palio 4 di queste boccette. Me ne ha mandata qualcuna in più, ma me la conservo per fare un enorme giveaway in periodo natalizio, quindi sappiate che più in là ci sarà un bel cestino di Natale per uno di voi. Però adesso accontentiamoci, è proprio un bel regalo l'Oilin. Allora, vedrete, vi divertirete ad usarlo, vi renderà la pittura veramente una cosa semplice. Poi il fatto che non abbia odori è veramente un buon prodotto, sono contenta di regalarvelo, e così potrete dirmelo voi se vi piace, scrivendomelo sempre qua sotto. Intanto pensiamo al giveaway. Il giveaway si apre dal momento in cui vedrete questo video. Lo chiudiamo l'11, ecco, va bene, lo chiudiamo 11 ottobre. Il regolamento del giveaway è sempre lo stesso: essere iscritti alla mia pagina Facebook, essere iscritti sul canale YouTube e lasciare un solo commento qua sotto, ragazzi, un solo commento. Allora, chi volesse vincere questo splendido prodotto deve fare solo questo e incrociare le dita, aspettare l'11. 4 di voi vinceranno l'Oilin della Memery, che arriverà direttamente a casa vostra. Bene, però prima che arrivi l'11 ottobre accadranno molte cose su Arte per Te. In primis, il 5 ottobre verrò a Milano a trovarvi per il grande incontro di Arte per Te. Vi aspetto tutti alle 16:30 presso la Fondazione Spazio Memery in via Cristoforo Colombo 15 a Milano. Vi aspetto tutti, non vedo l'ora di conoscervi, di dare un viso ad ognuno di voi e di abbracciarvi con affetto.
potremo scambiare finalmente quattro chiacchiere guardandoci negli occhi e non nell'obiettivo. Qui sotto troverete il video dove parlo dell'evento, sia il link della pagina Facebook in cui c'è scritto tutto sull'evento, i mezzi che vi porteranno, i mezzi pubblici che vi porteranno al luogo dell'incontro, la mappa del luogo dell'incontro, insomma vi è spiegato tutto nei minimi dettagli. Vi aspetto, mi raccomando. E in secundis vi ricordo di votarmi su Tutorial di La 3. Arte per Te sta partecipando con i suoi video al contest tra youtubers e chi vincerà, sapete bene, vince due puntate in TV sulla 3, in cui appunto si porteranno avanti gli argomenti del canale vincitore. Io vi ringrazio innanzitutto. Vi ringrazio di cuore a tutti coloro che hanno votato, perché siete stati tantissimi, siete stati affettuosissimi. Ma vi dico anche: continuate a votare. Quindi votate. Vincete e venite a Milano, venite. Bene, tutte vive. Come viva! E allora, con tanta vitalità vi saluto e vi rimando al prossimo video. Da Ombretta, sempre via anche video, ok, tagliamola. Da Ombretta è d'arte per te, è tutto. Arrivederci, alla prossima. Sei pazzo.